Un pensiero va a Sebastiano Vassalli il giorno dopo la sua morte. Per me è un grande scrittore, del quale ho letto alcuni libri, non tutti, ma insomma. I libri che ho letto suoi, La notte della cometa, Marco Mattio, La chimera, La morte di Marx e qualche altro di cui non ricordo il nome, hanno segnato un momento della mia storia anche personale. Alcuni sono legati anche a certi momenti della mia vita. Marco Mattio, per esempio, è legato alla mia vita nel Bellunese, all'essere vicino al Piave e quindi anche alla storia un po' della fluidazione, di quel trasportare il legname, di quel costruire zattere che poi navigavano lungo il Piave fino a Venezia e del quale poi parla Vassalli nel suo libro appunto Marco e Mattio. Quindi mi ha aiutato anche a capire un po' la storia, la realtà dei luoghi in cui mi è capitato di vivere, di stare, vederli sotto un profilo che non conoscevo, tutta la storia della Val Zoldana, insomma, in cui viene ambientato l'inizio del libro di Marco Mattio. È proprio da Marco Mattio che vorrei prendere uno straccio di lettura per ricordare questo scrittore, questa persona, che lascia dietro di sé una traccia importante e che quindi non è vissuto invano. Da Marco e Mattio. Il ricordo delle bastonate ricevute dagli austriaci doveva essere ancora vivo per Mattio, perché lui, scrivendo il suo testamento, non aveva saputo resistere alla tentazione di inserirci un accenno a quella sua personale esperienza della bestialità soldatesca. Nel testamento, Mattio afferma d'essere vergine, con una formulazione piuttosto ambigua e misteriosa, in cui la carnalità viene assimilata alla violenza e allo spargimento di sangue. Mi protesto, scrive, di essere vergine per non aver al mondo fatto sangue alle persone di nessuna condizione, specialmente in peccati di carne. Accenna all'evirazione che dice ha potuto compiersi per la magia fatta a me da sacerdoti. Accenna anche al dileggio a cui è stato sottoposto da parte degli abitanti della sua valle. Se ne facevano beffe di me stesso con dirmi pover gramo e schernito. E al ribrezzo che ha sempre provato di fronte al manifestarsi della sessualità, soprattutto in quella tra maschi e femmine. Già ero presente ancora io, scrive ai suoi compaesani, che faceva quei medesimi, sottinteso atti, in compagnia delle sue amate donne e pute, insieme faceva di balli scandalosi assai e lunghe tresche da altri giovani. Travestito da redentore e con una corona di spine calata in fronte, con il viso e il corpo tempestati di gocce di sangue, Mattio uscì sul terrazzino. C'era la luna piena, le cupole delle chiese sembravano irraggiare intorno a sé un alone di luce e anche i tetti e i campanili di quella città, che era stata la sposa e la regina del suo mare, erano avvolti in una luminosità bianca diffusa sopra il buio impenetrabile delle calli. Gli orologi avevano appena battuto un'ora dopo la mezzanotte. E gli unici rumori che si sentivano in quel quartiere di poveri e di gente che lavorava ogni giorno fino al calar del sole erano il miaulio a tratti lamentoso, a tratti rabbioso dei gatti in amore e il russare profondo e cadenzato di chi dormiva con le finestre spalancate a causa del caldo. Dopo essersi guardato attorno, Matteo alzò gli occhi oltre il chiarore della luna, dove il cielo si infittiva di stelle. Lassù, nell'immensità dell'universo,
e all'interno di quelle costellazioni che lui aveva imparato a riconoscere quando era ragazzo, ruotavano migliaia, forse milioni di pianeti. Così, tanti anni prima, gli aveva insegnato il suo misterioso maestro, grandi come la Terra o ancora più grandi, e ciascuno di quei mondi era un granello di polvere nell'immensità dell'universo, era un frammento infinitesimo del cervello di Dio. C'erano mondi interamente ghiacciati e mondi interamente infuocati che rappresentavano in quel cervello le passioni. E poi anche c'erano mondi verdi di foreste e azzurri d'acque che ne costituivano la parte pensante e ragionevole. Perché, era solito ripetere Don Marco, Dio è un uomo che ragiona e gode e soffre come noi, però è infinito ed eterno, così grande che non può essere immaginato e così pensante che tutto ciò che esiste in tutto l'universo esiste soltanto nel suo pensiero, in quella moltitudine di mondi, in quell'abisso senza fine, senza tempo, che è il cervello di Dio. Matteo ogni volta finiva per perdersi. E così accadde anche quella notte sul terrazzino di Calle delle Monache mentre guardava il cielo stellato. Sprofondò in un suo sogno, in una sorta di allucinazione in cui gli sembrava di vedere quei mondi lontani come attraverso la lente di un cosmorama. E poi anche gli sembrava di poter passare da un mondo all'altro, con la stessa facilità con cui gli imbonitori del mondo Niovo, in piazza San Marco, passavano dalle Americhe al Giappone, dal Caucaso all'Africa tropicale. Camminava su quei pianeti sconosciuti e vedeva gli esseri che li popolavano, gli animali forniti di ragione, che avevano talvolta forma di ragno o di scimmia, talvolta erano piccoli come formiche oppure grandi come montagne. Però sempre e dappertutto nascevano e morivano, gioivano e soffrivano e vivevano lacerati dai contrari, che non riuscivano a compensarsi in loro e tra di loro, fino a comporre un vero equilibrio. Dovunque nell'universo la colpa originaria doveva ancora essere patita ed espiata. In tutti i mondi ancora doveva compiersi la redenzione, anche là dove già s'era compiuta una volta. Che follia credere che per milioni di mondi o in un mondo solo potesse bastare un solo redentore. La redenzione, pensò Matteo, era la sofferenza di Dio che avrebbe voluto riunire in sé le sue parti divise e non ci riusciva. Era il rimorso che lacerava il suo pensiero, l'essere lui stesso imperfetto. Si riscosse. L'umidità del mattino si stava insinuando dentro le sue ossa, il cielo stava diventando sempre più chiaro, la luna ormai non illuminava più niente. Bisognava procedere. Senza fretta ma con determinazione, Matteo rientrò e si inchiodò sulla croce, trafiggendosi i piedi e tutte e due le mani con tre lunghissimi chiodi, sapendo però che questi non avrebbero potuto reggere da soli il peso del suo corpo. S'era già legato alle tavole dell'ex letto con una rete da pesca, quindi con molti altri artifici e con molti sforzi. L'elenco dettagliato dei particolari tecnici dell'autocrocifissione di Matteo Lovatta occupa ben quattro pagine a stampa nell'opuscolo del dottor Ruggeri, riuscì infine a mettere in piedi la sua croce e poi anche a sollevarla, facendola dondolare come un'altalena per mezzo di una delle due funi che aveva attaccate alla trave del soffitto, finché lo slancio la portò a traboccare all'esterno della finestra. Era ormai giorno, ma ancora passava poca gente in Calle delle Monache e nessuno si accorse di quell'uomo in bilico su una finestra d'un terzo piano. Per poter manovrare la croce, Matteo fino a quel momento s'era tenuto entrambe le mani libere, sia pure con i chiodi già conficcati. Ora però che l'operazione stava per concludersi, introdusse il chiodo della mano sinistra nel suo foro, abbastanza in profondità, perché reggesse il peso del braccio. Con la mano destra portata dietro la nuca, riuscì poi a sganciare la croce dalla fune più corta, cioè
da quella che gli aveva permesso, dondolando, di uscire dalla finestra. La croce precipitò nel vuoto e si fermò all'altezza del primo piano della casa Valentin Lucchetta, trattenuta dalla corda più lunga. Restò sospesa sopra la calle, inclinata di circa 45 gradi sulle teste dei passanti, a 8 braccia d'altezza, 5 metri. Ora Matteo avrebbe dovuto compiere l'ultima operazione, quella di far rientrare nel suo foro il chiodo della mano destra, perché la posizione del crocifisso fosse perfetta e il suo assetto impeccabile. Ma in seguito alla caduta perse i sensi e rimase scomposto, con il braccio destro penzoloni, la testa ciondolante e la bocca aperta. Le ferite delle mani e dei piedi si riaprirono e ricominciarono a buttare sangue, che gocciolò sulle lastre di pietra della calle. Mancavano pochi minuti alle 8 di mattina di giovedì 19 luglio 1805. La Marangona, la campana grande di San Marco, aveva già battuto 2 volte i suoi rintocchi per chiamare al lavoro tutti gli operai di Venezia, e nella bottega di Mastro Lorenzo della Mora, dove il Redentore era stato assunto come garzone calzolaio ai primi di maggio, il padrone si era accorto che mancava Mattio e aveva già chiesto agli altri lavoranti: «Qualcuno sa perché non è ancora arrivato?» In un batter d'occhio si radunò una piccola folla. Come sempre accade in situazioni del genere, c'era chi guardava inorridito e non parlava, e chi invece rideva e raccontava facezie. C'era chi sentenziava: «Ai matti, quando il caldo gli va alla testa, non c'è rimedio». C'era chi, valutando la macchinosità di quella messa in scena, sosteneva che Mattio doveva essere stato aiutato da qualcuno, perché diceva: «Nessuno avrebbe potuto ridursi da solo in quelle condizioni, e tantomeno un matto». C'erano i curiosi che domandavano notizie a chi ne sapeva ancora meno di loro, e però si riteneva in dovere di rispondergli, sicché nel volgere di pochi minuti incominciarono a formarsi le prime voci e a circolare per tutto il sestiere. Raccontavano, quelle voci incontrollate, di un pazzo che già da tempo proclamava d'essere Cristo e che era stato crocifisso da qualche scapestrato, d'un pover'uomo che in un momento di sconforto era riuscito a mettersi in croce e ancora non si capiva come avesse fatto, d'uno straniero che nessuno conosceva, penzoloni e ignudo in mezzo alla strada. Una di quelle voci arrivò all'orecchio del professor Cesare Ruggeri, che si trovava per caso in quei paraggi e che, spinto da curiosità, volle recarsi nel luogo dove il fatto si era verificato. Dopo essere stato visitato dal direttore del manicomio, dottor Giovanni Luigi Portalupi, Matteo fu accompagnato nel locale dove i pazzi venivano lavati e dovette spogliarsi, entrare in acqua e lasciarsi strigliare con le spugne degli inservienti, a cui la visita di quell'uomo senza più niente tra le gambe comunicò una grande allegria. Continuavano a dargli manate sulla schiena e pizzicotti sulle guance e nelle parti carnose. Gli dicevano: «Fossero tutti come te», e si riferivano naturalmente agli altri matti ricoverati a San Servolo. «Ci risparmieremmo la fatica di attaccarli alla catena quando vanno in fregola e di tenergli i manicotti anche di notte per impedirgli di masturbarsi». Terminato il bagno, Matteo fu fatto rivestire con una sorta di pigiama di tela grigia e poi venne condotto in un'altra stanza dove gli furono rasati i capelli. Fino a quel momento lui ancora non aveva visto nemmeno un ricoverato, ne aveva soltanto sentite le urla, così articolate e modulate in certi momenti e così strazianti da far veramente accapponare la pelle. Ogni tanto si vedevano gli infermieri che correvano verso il fondo del corridoio e verso le scale e si sentivano le loro voci concitate che dicevano di fare presto, in fretta, in fretta. Ma nessuno in quelle stanze a piano terra in cui si trovava allora Mattio avrebbe potuto capire cosa stava succedendo ai piani superiori. Gli ammalati lui li vide soltanto più tardi, quando gli uomini che lo avevano lavato lo accompagnarono alla cella che gli era stata assegnata al secondo piano dell'edificio e per arrivarci gli fecero percorrere un lungo corridoio con tante inferriate da una parte e dall'altra. Ognuna di quelle inferriate era l'ingresso di una stanzetta e in ogni stanzetta viveva un matto.
Ce n'erano di incatenati che gridavano, ce n'erano che giacevano sul pavimento stremati dal caldo, ce n'erano di appesi alle sbarre che guardavano il nuovo arrivato con occhi spiritati, ce n'erano con le mani chiuse nei manicotti e le bave alla bocca, ce n'erano di apparentemente tranquilli che chiedevano a Matteo come si chiamasse e da dove venisse. Ce n'erano perfino che si voltavano dall'altra parte, verso il muro e verso la finestra, perché le novità gli davano fastidio. Quando l'ultima inferriata, quella della sua cella, si fu chiusa dietro le sue spalle, Matteo andò a sedersi sopra il letto di ferro, attaccato al muro con dei ganci così grossi che nemmeno 10 uomini, tirando tutti insieme, avrebbero potuto spostarlo da lì. Guardò il secchio per gli escrementi e lo stramazzo, materasso, piegato in attesa del nuovo inquilino. Implorò il suo protettore, Don Tommaso. Perché avete smesso di aiutarmi? In che cosa ho sbagliato? Durante la notte ci fu un violento temporale. I pazzi urlarono e anche Matteo, girandosi e rigirandosi sullo stramazzo, credette a un tratto di aver compreso il motivo per cui ancora non era morto e perché si trovava in quel luogo circondato dall'acqua dove abitavano i matti furiosi. Anzi, la spiegazione era così semplice. E si stupì di non averci pensato subito. Era già tutto scritto, come il suo predecessore Gesù di Nazareth, dopo essersi sacrificato sulla croce, era dovuto scendere nell'inferno dei morti per annunciare la redenzione anche laggiù. Così a lui era toccato in sorte questo inferno dei vivi, dove qualcuno certamente lo stava aspettando. La mattina del giorno successivo, quando aprì l'imposta della finestrella e s'affacciò sulla laguna, i pensieri della notte dileguarono e Matteo restò sbalordito. Era giorno fatto, il sole dall'altra parte dell'isola era già alto sopra l'orizzonte e l'acquazzone di poche ore prima aveva tolto dal cielo tutti quei vapori che in questa parte d'Italia e in questo clima rendono vaghi gli orizzonti e limitati i paesaggi. L'aria era fresca, quasi fredda e limpida come cristallo. La laguna, Venezia, la terraferma, le montagne lontane componevano un quadro d'insieme così luminoso e così immenso che Matteo, guardandolo, si sentì tornare la voglia di vivere. Mai, fino a quel giorno, gli era accaduto di abbracciare con una sola occhiata una parte di mondo così grande, nemmeno dall'alto delle sue montagne. Venezia scintillava davanti a lui, tanto vicina che sembrava quasi di poterla toccare. Si vedevano la riva degli schiavoni con le navi alla fonda, gli uomini microscopici che si muovevano sul molo, il palazzo ducale, la piazzetta con la colonna di Sant'Odaro e quell'altra su cui c'era stato il leone alato, l'isola di San Giorgio Maggiore, i giardini e gli orti della Giudecca, i magazzini delle merci, le cupole, il campanile di San Marco e tutto era rimpicciolito e nitido, fino nei minimi dettagli, come un'immagine di cosmorama, un'illusione. Che aveva preso il posto di un'intera città e l'illusione continuava dietro la spoglia sontuosa della dominante. C'era la terraferma con le sue foreste, i suoi fiumi, i suoi terreni coltivati e i suoi borghi lontanissimi che Matteo si sforzava di riconoscere. Quella macchia bianca deve essere Conegliano, si diceva. L'altra più su invece dovrebbe essere Ceneda. Infine, a chiudere l'orizzonte c'erano quei grandi sassi sbrecciati e seghettati, e qua e là coperti di ghiaccio, così simili alle montagne della Val di Zoldo, al Bosco Nero, al Pelmo, al Civetta, alla Mojazza, agli Spitz di Mezzodì. Dalla sua finestrella al secondo piano dello Spizio dei Matti, sull'isola di San Servolo, Matteo vide, o credette di aver visto, fra i 100 e 100 picchi che affollavano l'orizzonte, il Monte Civetta. E gli occhi gli si riempirono di lacrime, il pensiero gli volò, lontano. Lassù c'erano la chiesa di San Floriano, dove tutti i Lovato erano stati battezzati, e l'altare delle anime del Brustolon, con la scritta in mano allo scheletro, Or tu che guardi in su, io fui come sei tu. C'erano i boschi, dove lui aveva fatto il Carboner, e la strada del canal che portava al Piave. C'era anche, da qualche parte tra quei monti, quel piccolo porto di Codissago, da cui partivano gli Zoldani quando lasciavano la loro valle, il punto di raccolta di tante speranze e di tanti sogni, l'inizio di tante avventure.
Anche lui, Matteo, era salito sopra una zattera come tutti ed era arrivato fin dove la corrente l'aveva portato, dall'altra parte del mondo, su quell'isola ai margini della laguna, dove il suo viaggio sarebbe finito. S'asciugò una lacrima.